eccoli qua. Ve l'avevo detto, no? Che l'avrei fatto più spesso, con più frequenza, in modo da non accumulare immondizia e sacchi di prodotti finiti. Direi di iniziare subito, così non ci dilunghiamo troppo. Allora, pesco dal mio sacco, ovviamente sempre in maniera random. Primo prodotto è un prodotto per la casa. Non vi faccio il video sui prodotti finiti nella casa, cioè state tranquille, mettetevi l'anima in pace, non vi arriverà questo video. Però questo l'ho finito l'altro ieri e ho detto no, questo io lo devo far vedere alle ragazze perché è l'unico detersivo che mi piace per lavare a terra. Ed è un al profumo di talco Rio Boom Boom. Boom boom, credo sia Rio tipo qualcosa. Pavimenti, un'esplosione di pulito e profumo intenso e persistente. Mi piace un sacco, avevo provato anche altre profumazioni, ma la mia preferita è il talco. E mi piace tantissimo perché quando torno a casa la sera, e magari quella mattina ho lavato, che ne so, il pomeriggio, sono uscita e ritorno, casa profuma ancora. E si sente fino anche al giorno dopo, quindi adoro questo prodotto. Vabbè. Andiamo ai prodotti beauty, era l'unico per la casa. Gli altri prodotti sono in ordine: un bagno schiuma, questo è il bagno schiuma ultra dolce, bagno doccia ultra delicato, crema d'avena. Li avevo provati tutti, me li avevano inviati tutti quando sono usciti, credo la scorsa estate primavera scorsa. E io li ho praticamente quasi tutti in utilizzo, quindi nella mia doccia ci sono tipo 5 bagno schiuma, neanche cioè io poi vivo da sola, neanche vivessi con 5-6 persone. E ho finito questo, che è tra le profumazioni la mia preferita alla fine, o meglio la preferita dell'inverno, perché ha questa profumazione talcata buona, buonissima, pulita, e in più è molto idratante, mi lasciava la pelle molto idratata anche quando facevo lo scrub. Io subito dopo lo scrub comunque mi lavo col bagno schiuma e mi è piaciuta tanto. Ve l'ho già detto, crema d'avena e mandorla dolce. Questo è un bottiglione da mezzo litro perché sono 500 ml e bellissimo, buonissimo, mi è piaciuto un sacco, come mi sono piaciuti anche i prodotti corpo che devo ancora finire. Poi il Biolis Nature, la mini taglia da 100 ml del detergente intimo alla bardana. Mi avete detto che fanno la full size, quindi io andrò a comprarmi la full size. Adesso sto usando un'altra cosa, sempre bio, per le parti intime. E quando la finisco ve la faccio anche vedere. E mi è piaciuta questa linea che si trova da Tigotà, è una linea bio. E infatti è proprio sì, la possono usare i vegani, non è testata eccetera eccetera su animali e cose varie, e 98%, non, scusate, non è certificata ECHA perché ha un 98% di ingredienti naturali, però comunque abbastanza buono. E le mini taglie sono comodissime perché anche nel bagaglio a mano, infatti adesso andrò da Tigotà che devo prendere l'aereo fra un paio di settimane e andrò a fare incetta di questi 100 ml. Poi un altro prodotto da doccia che finalmente è finito, madonna, anche questo è uno di quei prodotti che si riproduceva. Quando vuoi che finisca qualcosa, quella cosa non finisce mai. Ed è uno shampoo della linea Viewpoint Professional, il barattolone da 400 ml. Che io poi lo so che io non li devo comprare questi maxi bottiglioni, queste maxi taglie, perché mi stufo e infatti non vedevo l'ora che finisse. La cosa comoda è che ha il dispenser e quindi quando ero in doccia facevo così e mi sciacquavo, mi lavavo tutti i capelli. Questo è super nutriente, non mi è piaciuto tantissimo da morire perché preferisco quello tutto marrone, che dovrebbe essere per sempre comunque idratante e nutriente, adesso non ricordo bene, però ecco, finalmente è finito. Biopoint in generale come linee capelli mi piace molto, questo mi è andato un po' a noia, però comunque è un prodotto buono, quindi lo promuovo. Poi ho finito un gommage, questo in realtà non l'ho finito ma a secoli e secoli, e mi sono resa conto che ha tanto tempo e che comunque non lo usavo perché usavo altri gommage, ed è il gommage micro perle Eclat di Chanel. È un gommage carissimo, ok? È un prodotto delicato, però non fa uno scrub aggressivo, però è un prodotto caro, nel senso che oggi secondo me per lo scrub si può spendere anche meno, quindi io sì, lo consiglio perché è un buon prodotto, se uno si vuole fare tutta la skincare Chanel va benissimo, non lo boccio assolutamente, però ecco, cioè a prezzi minori ci sono cose anche più buone. Poi, crema mani, questa è una mini taglia
della Soap and Glory Hand Food, alla fine l'ho utilizzata a casa. E, che dire, non ha questo potere idratante, non mi lasciava mai le mani idratate perfettamente, e in più aveva questo profumino, sì, questo profumino che non mi faceva impazzire. Io preferisco le profumazioni pulite, soprattutto nelle creme, comunque creme mani, non amo profumi molto molto forti. Comunque aveva un profumo chimico poi, tra l'altro, quindi non mi è piaciuta. Madonna, sembra il video dei bocciati. No, un prodotto che invece mi piace sempre tanto, che finisco e riutilizzo, sono le matite di Nabla per le sopracciglia, le Brow Divine. E il mio colore, in realtà alterno questo a un altro, però insomma riesco ad alternare due colori in gamma, e questo che ho finito è Mercury. Mi piacciono perché sono retraibili, quindi non si temperano, durano tantissimo, è una micromina e quindi il tratto per definire e disegnare la sopracciglia è sottile, e poi appunto la durata è altissima, mi piacciono. E anche la durata del prodotto è alta, cioè ci sono matite retraibili che a me duravano tipo due giorni no, però per farvi capire, questa invece mi dura tanto e la utilizzo tutti i giorni, anche se non esco io. Magari non mi trucco completamente, però faccio le sopracciglia. Poi crema Bioxidea Cosmetics, che è un brand americano che mi aveva inviato tantissimo tempo fa delle cose da provare, e questa è la loro Multi Emulsion, ed è una crema che può essere utilizzata anche come primer, e infatti alla fine io la utilizzavo come primer, cioè nelle giornate comunque invernali più fredde, in cui sentivo la pelle un po' più secca e magari vedevo che il fondotinta comunque mi seccava un pochino, una pushata di questa neanche sul viso dopo la mia crema mi aiutava a tenere comunque la pelle bella glow e a non lucidarmi, perché comunque non mi ingrassava tanto il viso. Poi ho finito, no, questo lo butto, non sono riuscita a finirlo, ed è un prodotto di Kiko, si chiama Eye Potion Perfecting Eye Contour. Non l'ho finito, purtroppo, mi dispiace, ma vedo che si sono separati gli attivi, gli ingredienti all'interno, quindi non posso più usarlo. Questo è un siero contorno occhi perfezionatore effetto sculpting illuminante. In realtà è proprio un contorno occhi luminoso. E, è vero, cioè il potere illuminante ce l'ha soprattutto in estate, però non lo considero un trattamento cosmetico, ok? Cioè, nel senso, per me non è sufficiente come trattamento contorno occhi, skincare. Però, insomma, credo fosse un'edizione limitata, non vorrei sbagliare, però non ci metto la mano sul fuoco su quest'ultima cosa che ho detto. Poi ho finito. Ah, sì, un'altra mini taglia. Oddio, è tutto sporco. Un'altra mini taglia è il Pore Fashion, invece di Benefit, che è un primer minimizzatore di pori, con un effetto quindi levigante sul viso, fa scomparire i pori, ha la sensazione quando la toccate, comunque quando l'applicate sul viso, molto siliconica, ok? Non è fra le mie texture preferite, infatti non amo molto questo genere di prodotto siliconico, però è sicuramente un buon prodotto, è un best seller Benefit. E io non lo uso mai su tutto il viso, ovviamente lo usavo solo quando volevo un trucco perfetto e solo sul naso, è un po' qua, ma è poco poco qua, però principalmente in questa zona, che è quella dove ho i pori più dilatati. Vabbè, questo abbiamo già fatto su Instagram, vi lascio sempre il link qua, abbiamo già fatto il funerale, tutti abbiamo dato il nostro contributo alla sua memoria, è un fard di MAC, ed è Warm Soul, il mio blush preferito fra tutti di sempre, mi è piaciuto tanto, è un mineralizer, finisce nel Back to MAC, che prima o poi completerò. Mini taglia, questa... questo è anche sempre un prodotto che mi piace tantissimo, ed è il siero di Clarins Mission Perfection. Questa mini taglia io me la centellinavo nei viaggi, quindi quando dormivo magari la sera fuori, se partivo per due giorni, e me la portavo sempre, e mi ha abbandonato anche questo. Non ho più nessuna traccia di Mission Perfection, ahimè, nella mia casa. Prodotto
resto sempre finito, ma questa volta di sempre sopracciglia, eccolo qua, era lì in fondo, lo facciamo vedere subito. È la matita invece di Kiko, da 02, di quelle appunto temperabili, la micromina temperabile, che lo sapete, io con questa matita ho sempre una sorta di amore-odio, cioè tanto l'amo perché mi piace la mina, mi piace quanto dura sulla pelle, mi piace come scrive, mi piace tutto, tanto odio doverla temperare ogni giorno, quindi che ci devo fare? Io le ho provate anche le altre, non sono di Kiko, non sono come questa, l'effetto non è come questa, e quindi quella volta che mi riviene in mente la compro e poi tutte le volte che la devo usare devo temperarla, perché io poi puntualmente perdo sempre il temperino. Cioè, io adesso ci credete che non ho un temperino per le matite labbra? Cioè, devo comprare un temperino? Vabbè, too much information. Altro fondotinta finito, Collistar, questo fondotinta è stato un amore. Ed è il fondotinta siero nudo perfetto, effetto seconda pelle, quello con la pompettina. E ve l'ho fatto vedere nel Get Ready With Me, ve l'ho inserito nei video dei preferiti, comunque ve ne ho già parlato tantissimo ed è stato un fondotinta che a me è piaciuto da morire, è uno di quei fondotinta che un domani non escludo di riacquistare. La mia colorazione era la numero 2 beige, quindi se siete come me è una numero 2. L'ultimo prodotto, questo dimostra la mia bravura. Di quando finisco questo prodotto io mi sento fiera di me, perché è un prodotto corpo, un trattamento corpo, che anche questo conoscete, io non vi faccio vedere niente di nuovo perché poi alla fine le cose che mi piacciono sono sempre quelle, ed è la Masvelt di Clarin, la Masvelt, crema antirotondità, la tritagrassi di Clarin, che è un bel barattolone da 200 ml, che io applico sempre la sera, perché mi piace di più l'effetto se lo applico la sera piuttosto che la mattina, perché anche perché la mattina è un po' più lunga da massaggiare, da far assorbire, e io quando smetto di usarla, cioè lo vedo, e quindi niente, un'altra delle tante che ho finito. Abbiamo finito, va velocissimo, eccolo qua, il sacchetto è vuoto, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!